Oh, ben ritrovati ragazzi sul canale Dani Maggio. Eccoci qua con l'unboxing di Gears of War 4 per Xbox One. Adesso andiamo subito con lo spacchettamento. Questo video è anche per dirvi, molto veloce, per dirvi che video anche senza sigla, per dirvi che live per il momento sono sospese, ma torneranno sul canale Dani Maggio, e che arriverà subito dopo questo video il video del PlayStation VR, il grandissimo, devo dire, dopo averlo provato, grandissimo visore della realtà virtuale per PlayStation 4. Allora, andiamo con l'unboxing di questo Gears 4. Andiamo a vedere il retro della copertina. Inizia una nuova saga, campagna, gioca da solo o in modalità co-op con schermo condiviso o su Xbox Live, Orda 3.0, sopravvivenza in gruppi di 5 giocatori con classi, abilità e fortificazioni, versus azione brutale a 60 fps su server dedicati offline. Gears of War 4, oltretutto l'edizione standard include la serie Gears of War per Xbox 360 giocabile su Xbox One, quindi anche tutti gli altri tre capitoli della saga, forse anche, no, manca Judgment, che io avevo giocato su Xbox 360, ma forse è il capitolo più brutto. Vado con questo unboxing in diretta, devo fare tutto un video molto veloce, perché da caricare direttamente col cellulare. Gioco che mi è arrivato da Amazon, l'ho pagato 58 euro da Amazon, quindi c'è stato un risparmio di 12 euro. Vado con lo spacchettamento, vediamo se riesco a fare tutto da solo, è un casino unboxare con una mano sola, però ci provo ragazzi, tanto mentre spacchetto. Attenzione, incredibile! Guarda che roba, ma si apre sto cazzo di cretino, eh? È possibile, eh? Ok, ce l'ho fatta ragazzi a spacchettare, vado solo a vedere all'interno che non ci siano codici che voi mi possiate subito abbattere. Ah, bello, ci sono subito degli adesivi che vi faccio vedere immediatamente, ragazzi. Eccoli qua, degli adesivi, che ci sono anche nell'altro gioco uscito su Xbox One, il rifacimento del primo Gears. Poi, download, eccolo qua. Ah, c'è anche Judgment, fantastico. Ci sono tutti i codici dietro questo foglietto per scaricare tutti e quattro i giochi. E questa è una cosa veramente molto bella. Prima o poi cambierò anche io la Xbox One, magari me li riscatto, però per il momento vi giocherò questo fantastico Gears 4. Eccolo qua, adesso qua non riesco a vedere questo disco di gioco. Gears of War 4. E lì ci sono i codici che sono sul retro di questo. Oh, vediamo cosa c'è scritto. Usa i codici sul retro di questa carta per accedere all'intera raccolta di Gears of War per Xbox 360 per l'utilizzo su Xbox One. Bene ragazzi, quindi devo dire che il prezzo del gioco è fantastico, e un appassionato di Xbox One non deve farsi sfuggire questo gioco, perché è qualcosa di straordinario e poi appunto anche l'inizio di una nuova saga. Il vostro Dani Maggio vi ringrazia per essere stati qua sull'ennesimo video del mio canale. Tornerò col video che abbiamo già girato e già montato del PlayStation VR, quindi rimanete sintonizzati, poi torneranno anche le live e tantissimi altri nuovi video. Un saluto, ci ritroviamo presto, ciao a tutti, come sempre, Dio fa, anzi, Dio fa. Daniele.